Buona giornata a tutti amici di dimensioniitalia.net, qui in diretta dal Teatro Ariston, da questo Teatro di Sanremo, sede non di tutti i 66 festival, perché la sede non è sempre stata questa, però oramai la casa, la patria del festival di musica italiana Sanremo, il festival della canzone italiana. Si parlava prima con tutto questo pubblico che sta oramai davanti qui all'ingresso del teatro da parecchie ore, e oggi sotto il sole la giornata aiuta anche, è una giornata bellissima, ventilata ma veramente bella, e tutti parlavano di quello che è stato ieri sera a Sanremo l'inizio, no? Cioè, quindi è la carrellata, la parata di immagini che hanno un po' riassunto tutte le edizioni, quindi dai primi filmati in bianco e nero dagli anni 50 sino alle ultime edizioni, passando per i festival di Aragozzini, quindi quelli degli anni 90. Diciamo che ieri sera l'inizio è stato davvero bello e ha dato modo così al pubblico di fare davvero mentalmente, così idealmente, un riepilogo di tutte quelle che sono state le edizioni fino ad oggi. A questo punto direi di ridare la linea a voi, allo studio, quindi ancora la musica, e ritorneremo cercando di acchiappare anche qualche impressione da questo pubblico, che sono davvero deliranti. Ora ci avviciniamo piano piano. Dimensioneitalia.net, la radio della musica e dell'informazione. Allora, dimensioneitalia.net, continuiamo a cercare di trovare personaggi e ciò che gli altri non trovano, e noi da Genova lo troviamo. Massimo Morini. eccoci qui, siamo belli che pronti e pronti per una nuova avventura. Stasera dirigerò l'orchestra per Ermal Meta e Chiara Dello Jacopo, e così me li buttano fuori e non se ne parla più e siamo a posto con tutto. Senti, altri che ti sono piaciuti al di là di... Guarda, devo essere onesto, nei big le canzoni sono tutte di medio alto livello, sono è vero. Molto contento. Io poi ho 6 big come direttore tecnico di sala. 6? Sì, ho Enrico Ruggeri, Emilio Saretese, Rocco Hunt, Lorenzo Fragola, Noemi e Annalisa. Che nomini, proprio. Ma così, proprio. Poca roba. Poverino. Come faccio a vincere? Cioè, devo prendere tutti, così almeno ho più chance di vincere. Ma su 6 su quanti sono? 8, sì, 8 con i due giovani, 8. Fa 8 su 28. Buone, diciamo, possibilità. No. Noemi che si è portata dietro la borsa. Esatto. La borsa vuota. Vuota, che vuota ovviamente. Comunque, non vorrei dire, ma ne ho 2 su 8 nei giovani, sono il Peppe Vessicchio dei giovani, in poche parole. È vero, sta crescendo la barba come lui, tra l'altro. No, insomma, è lui che sono portato, sì, esatto, da questa edizione. Oh, Massimo, in verità dirige 5 big, ma vabbè, ma lasciamo perdere. Poi dicono che Sanremo anche quest'anno è Sanremo, quindi noi siamo tranquilli. E se è Sanremo, come mai ci sono 6 canzoni in napoletano? Bravo! Oh, e con questo quesito a cui nessuno riesce a dare una risposta. No, noi potremmo fare io e farlo per un quarto d'ora, esatto. Però vabbè. Ma non serve a niente. Non serve a niente. Ok, salutiamo dimensioneitalia.net, che vediamo lietissimo di incontrare Massimo Morini. Io sono contento, andiamo avanti così, speriamo che dei miei 2 giovani almeno uno passi turno, così venerdì facciamo una bella finale. E attenzione, appena diranno dirigere l'orchestra maestro Massimo Morini, perché ne farò una delle mie, e vi potete vedere di persona, voi potete vedere. C'è un numero di telefono, c'è un vecchio disco combinatore, una bella rotella dei vecchi telefoni. Questo stesso qua è stato nelle case di tutti gli italiani. Ma questo è quello grigio, Massimo, perdonami, questo è quello grigio, giusto? Non è quello in bacchelite, no, di cui io perché sei io un fan. Ragazzi, questo è il face standard prima del Sirio, post bacchelite, assolutamente. Vedi che questo l'hanno avuto in casa tutti gli italiani, ho cercato e trovato un oggetto che hanno avuto tutti gli italiani in casa, e stasera mi sa che per qualche secondo tornerà nelle case di tutti gli italiani. Grande. Perfetto. Ciao a tutti, un saluto, a presto, Massimo, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Dimensioneitalia.net. Dimensioneitalia.net, la radio della musica e dell'informazione. Per dimensioneitalia.net abbiamo un personaggio che è il sosia di un grande attore londinese. Scopriamo insieme chi è. Venga, Mr. Bean, sorry. No, sono Arnaldo, io Arnaldo Mangini, vi saluto, un caro saluto alla mia radio preferita che è, come si chiama? Dimensioneitalia.net. Dimensioneitalia.net, che seguo sempre. No, vabbè, io sono originario di Genova, i miei sono di Marassi, zona Marassi,
e quindi niente, sono, è un pezzo del mio cuore. Da oggi seguirai Dimensione Italia? Assolutamente sì, anche online, no? Giusto? Giusto, dimensioneitalia.net. Quindi tranquillo. Abbiamo un nuovo ascoltatore. Venga! Questa qua ve la devo dire, devo commentarla. 30 secondi, Luca Cerrasco si stava prendendo con Solange, ma di brutta maniera. Ma mica con Platinette, Solange. Dimensioneitalia.net, la radio della musica e dell'informazione. Dimensioneitalia.net, abbiamo qua una fan di un grande artista che ha cominciato proprio da Sanremo. Parliamo di Eros Ramazzotti. Ciao, come ti chiami? Buongiorno, sono Attina Covassi e sono qua a rappresentare un marchio sponsor del festival di Sanremo. Ok, quindi però tu sei anche una fan di Eros, come mai secondo te Eros Ramazzotti, che è nato a Sanremo, non è presente quest'anno, ma già da un po' di tempo? Allora, dopo 30 anni probabilmente lascerà spazio alle nuove proposte, ai nuovi giovani, come è giusto che sia, però comunque credo che sia importante introdurre anche i vecchi, tra virgolette, cantanti, specialmente quelli che sono partiti da qua. Poi si vociferava che forse sarebbe stato tra gli ospiti, però sono tutte voci di corridoio. Tu saresti contentissima, immagino. Molto contenta, ho potuto vedere ieri sera un'intervista al Fuori Sanremo e si capiva che potesse essere un ospite di quest'anno. Ok, ringraziamo Attina Covassi per la testimonianza e ci spostiamo da questo fracasso allucinante. Grazie. Grazie a te. Dimensioneitalia.net, la radio della musica e dell'informazione. Buonasera a tutti. Buongiorno, benvenuti. Gambaro. Luca Cerrasco. Vi sveleremo poi il nome anche del cameraman, l'operatore, che per l'occasione qui presente a Sanremo. No, una piccola testimonianza. Poco fa abbiamo fatto un collegamento con dimensioneitalia.net. Giusto, la nostra radio di riferimento. Esatto, io avevo gli occhiali abbassati, avevo gli occhiali scuri, c'era il sole, non vedevo bene. Ho abbracciato una persona convinto essere Tullio De Piscopo. Era Paolo, il responsabile di Miss Mondo per la Toscana. Insomma, ha fatto 2 minuti di WhatsApp vocale per dimensioneitalia.net. Io lo ringrazio, ma io credevo che fosse Tullio De Piscopo, giuro che. Tu cosa? Ho visto che anche tu sei rimasto un po'. Staccato. Tullio De Piscopo, quest'anno non c'è però. Però era con Solange, che è stato gentilissimo con noi. Solange si è. Tra un po' si mena con Luca, è Solange. Grande Solange, chiama quando vuoi. E adesso svegliamo il nome del cameraman. Il signor Angel José, allora, Actor. Passi da questa parte. Vai. Mentre io. Vieni. Eccolo qua. Signore e signori, Angel José. Oh, attore di lungo corso. Esatto. Grazie. Nel suo curriculum troviamo l'intervista mancata a Cristina D'Avena. È lui. Vieni. È lui. È lui. Praticamente è proprio lui. Come ti chiami? Monica, su Antenna Blu. Allora, Monica su Antenna Blu. Okay, no, si è... no, ma scherzavo. Noi no. Cazzo. In onda visione. Certo. Comunque Sanremo è Sanremo, io ve lo dico, ragazzi. Grazie. Scusa che ci siamo, aspetta, dobbiamo fare il vaccino perché qua. Dai. Vorrei fare un altro vaccino. Ecco. Ok. Lui è un bastardo. Non sei bravo. Io mi sto prendendo, ma cazzo è. Sei dall'altra parte. Vieni. Momenti di panico a Sanremo. Luca Cerrasco, hai capito chi c'è? Non ho capito un cazzo, però gente che urla. Fedez, Fornice Fedez, lo dobbiamo portare via.
Signori, c'è Claudio Gambaro, Claudio Gambaro. Signora, ma non conoscete Claudio Gambaro? Ma smettila! È un personaggio famoso lui. Non so famoso. Anch'io. Anche tu, lo state, abbiamo visto. L'abbiamo riconosciuta. L'hai visto porno, però. Signori, a Sanremo, Mister Claudio Gambaro. Se volete entrare, potete entrare di qua. Avete l'invito? Ce l'avete? Lei ce l'ha l'invito nel film? Allora, qua c'è il Pallafiori, qua c'è il Pallamastro Fiori, là c'è il Mastro Pasqua Fiori, e poi c'è pieno di telecamere. Sanremo solo telecamere. E Sanremo è Sanremo. Guardate. Mentre noi facciamo gli scemi, là arrivano gli artisti. Vieni, attenzione. Permesso, bravo. Non lo fanno male adesso, dov'è? Sì, poi. Bravissimo. Sai quanto? Dimensioneitalia.net, la radio della musica e dell'informazione.